Eccoci qua, ben trovati. Oggi sono con un caro amico scrittore, il professor Francesco Capaldo. Ciao Francesco, ben trovato. Noi ci Ciao. conosciamo già da un po' di tempo, dove avevi presentato un racconto, fra l'altro molto carino. Oggi presenti un dramma teatrale, anche molto, molto bello. Io l'ho letto, è veramente, veramente intrigante. Inquadriamolo un pochino, inquadriamo la tua copia, anche se l'ho io, guardate. La signora Orlandi. Chi è questa signora Orlandi? Innanzitutto è un personaggio che ho inventato, nel senso che è frutto della mia fantasia, anche se mi sono rifatto un po' anche a quelle che sono delle mie letture, nel senso che recepisco un po' in questo testo anche quella che è la tragedia italiana. La lezione anche di un grande tragediografo che è stato Vittorio Alfieri. Il tuo è un dramma familiare, hai scritto Sì. un dramma italiano, Sì. rocambolesco, ma è un dramma italiano. Sì, è un dramma italiano. I protagonisti sono una famiglia borghese, napoletana. È ambientato infatti tutto il dramma a Posillipo Bello. e diciamo che i protagonisti sono la signora Orlandi, il marito, il figlio, il marito che è un avvocato, ma è anche un politico, un uomo importante che vive a Roma. A E Roma. A sono separati e un certo quindi a punto torna a casa, però. un certo punto torna a casa in occasione di un anniversario molto importante dopo 10 anni, e questo anniversario è quello della morte della figlia. E quindi ecco, quel giorno ritornano tutti, ritorna il marito, ritorna il fidanzato della figlia, è una sorta di rendezvous in cui si incontrano e viene fuori la verità su quanto è accaduto. E si In consuma effetti, la trama. il papà, colui che torna, scoprirà anche un qualcosa legato alla figlia. Sì, qualcosa di drammatico che non anticipiamo, No, vabbè. il spettatore, per non togliere Io sono un birbante, ce n'è da fare. il gusto della lettura e che soprattutto il suo ritorno rimette in moto tutta una serie di passioni, di drammi che in realtà non si erano risolti, soprattutto in quella che è la vita di Lucia. Ecco, da questo punto di vista la tragedia indaga anche quella che è la sfera dell'irrazionalità, cioè di quella parte dell'individuo che sfugge al suo controllo. Lucia Orlandi è una donna che vorrebbe in qualche modo trovare una soluzione rispetto al proprio passato, ma di fatto non ci riesce. Non ci riesce, Esatto, ma in questo dramma proprio tutta la famiglia non ci riesce. è vero. In questo caso tutta la famiglia, anche perché coinvolge a tutti gli altri. È un po' come se la Coinvolge casa. la nuova moglie, il figlioletto Certo, della nuova anche il moglie. figlio, anche perché Lucia e il marito Giorgio si erano separati, diciamo in modo non felice, in quanto la segretaria dell'ex marito è poi diventata prima l'amante e poi la moglie. Wow. Per cui ecco, Lucia, dinanzi a tutto questo, sente rinascere tutta quella che è la sua gelosia, perché mentre il marito in qualche modo la vita si è rifatta una vita, lei no. Lei no, vero, vero, vero. Lucia è proprio un personaggio che risulta non. La sua vita non, è stata praticamente annullata. Sì, lei insiste molto su questo, in più parti del libro, proprio su quello che è il suo
annullamento, il fatto che alla famiglia ha sacrificato tutto. E quindi da questo punto di vista, forse Lucia incarna anche quella che è un po' anche la condizione della donna, o comunque è stata la condizione della donna nella nostra Sì, società, nella nostra cultura, assolutamente sì. per tanto tempo. Assolutamente Per sì. tanto tempo. Volevo dire, questo, leggendo questo libro si legge di fatto una sceneggiatura. Eh? Sì, Eh si sì. Si spera. legge una sceneggiatura molto, molto bella e molto, cioè ti porta veramente dentro. Con dialoghi serrati e sempre colpi di frusta dell'autore, che saresti tu. Grazie, sei troppo buono. No, Ma è vero, è vero. diciamo che i dialoghi sono stati costruiti in previsione della messa in scena, per cui le battute serrate, il botta e risposta fra i personaggi era funzionale a tutto questo. E allo stesso tempo, quindi, però con una certa e continua attenzione a quello che è lo stile, nel senso che è vero che ci deve essere la dimensione della messa in scena, è anche vero che un testo si distingue anche e soprattutto per la sua dimensione letteraria. Quindi ho cercato un linguaggio medio, un linguaggio che fosse elegante, ma allo stesso tempo fosse adatto anche alla scena. E poi ho provato a recuperare un genere che ormai sembra scomparso dalla nostra produzione letteraria, quello della tragedia. Vero, 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 vero. E io dico alle compagnie teatrali, rinquadriamo il libretto, guarda, ve lo faccio vedere anch'io, eccolo qua, la signora Orlandi, mi ci metto davanti, col naso mi ci metto davanti, La signora Orlandi, andate a leggerlo e provate a portarlo in scena perché è veramente avvincente. Editore? L'editore è l'Adolfi Bene, Editore. io ti dico grazie mille, Veniamo a Grazie trovarti sulla tua pagina social di Facebook. a te. Grazie, vi aspetto. In attesa di vedere a teatro questa bella stesura. Speriamo, grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie.